Le prime evidenze di immunoterapia nel tumore del rene risalgono già al 1990, quando è stato approvato da parte dell'FDA la terapia con l'interleuchina 2, che di fatto, quindi l'interferone alfa e l'interleuchina 2 mostravano una discreta attività nel tumore del rene metastatico con un tasso di risposte obiettive del 14%, risposte che erano spesso durevoli, tuttavia associate ad una sostanziale tossicità, per cui di fatto questi tipi di trattamenti poi nel tempo sono stati abbandonati e di fatto all'epoca utilizzati solo in centri che erano in grado di gestire spesso le tossicità. Di fatto però la svolta nella immunoterapia del tumore del rene si è avuta nel 2015 con la presentazione e poi la pubblicazione su New England dello studio del CheckMate 025. È uno studio randomizzato di fase 3 di nivolumab versus everolimus, che ovviamente era e resta ancora un trattamento, un inibitore di mTOR utilizzato nel tumore del rene metastatico in pazienti pretrattati, quindi di fatto a partire dalla seconda linea. Questo studio ha mostrato un netto vantaggio in termini di overall survival del nivolumab rispetto all'everolimus, ma anche all'inizio, in realtà, nella prima analisi, la PFS non era ancora stata raggiunta nel braccio di trattamento con nivolumab, ma questa poi successivamente è risultata anche a favore di nivolumab. E di fatto il nivolumab si è dimostrato superiore all'everolimus in tutti i sottogruppi analizzati, indipendentemente dalla categoria prognostica e anche dalle precedenti terapie utilizzate. Di fatto questo poi ha portato all'approvazione del nivolumab da prima in America, negli Stati Uniti nel 2015 e poi successivamente anche da EMA e da AIFA. Di fatto possiamo dire che questo studio e il nivolumab ormai rappresentano la storia nell'immunoterapia del tumore del rene e rappresenta di fatto la pratica clinica in Italia in seconda e terza linea dopo una prima linea a base di inibitori tirosinchinasici. Veniamo invece a quello che è ancora presentato recentemente, in particolare al congresso europeo all'ESMO di Madrid del 2017 e circa un mese fa sono stati pubblicati i risultati dello studio CheckMate 214. Questo è uno studio in cui cambia il setting dei pazienti, cioè sono pazienti non pretrattati, quindi naive a qualunque tipo di trattamento. È uno studio randomizzato di fase 3 in cui i pazienti erano appunto randomizzati a ricevere o la combinazione di nivolumab e di ipilimumab oppure lo standard, quindi il sunitinib, secondo la schedula classica, 50 mg per 4 settimane consecutive e 2 settimane di pausa. Il trattamento veniva effettuato in entrambi i bracci fino a progressione o a tossicità inaccettabile. Poi i primari dello studio erano la valutazione del tasso di risposta obiettive, della PFS e della overall survival, nello specifico nel gruppo di pazienti a rischio intermedio o scarso, secondo la classificazione di Eng. Endpoint secondari invece la valutazione sempre degli stessi endpoint, però in tutta la popolazione dei pazienti arruolati, e poi ovviamente sono stati effettuati, vi erano anche degli endpoint esploratori, come per esempio la valutazione del ruolo del PD-L1. Come possiamo vedere, la combinazione di immunoterapia con nivolumab e ipilimumab ha mostrato un netto vantaggio in termini di tasso di risposta obiettive rispetto al sunitinib. Abbiamo infatti un tasso di risposta obiettiva pari al 42% versus il 27% nei pazienti a rischio intermedio e scarso. Il vantaggio di nivolumab e ipilimumab si è dimostrato anche in termini di progression free survival e in particolare anche per quanto riguarda l'overall survival, laddove nel braccio di trattamento immunoterapico l'overall survival mediana non è stata ancora raggiunta, ad oggi non è stata raggiunta, mentre con il sunitinib era pari a circa 26 mesi, con una riduzione del rischio di morte pari a circa il 37%, quindi ovviamente è un risultato particolarmente importante in prima linea. Se andiamo a vedere invece l'intera popolazione, i dati di efficacia cambiano leggermente. Notiamo infatti come il tasso di risposta obiettive è pressoché sovrapponibile, leggermente superiore nel braccio di nivolumab e ipilimumab, la PFS è praticamente sovrapponibile,
mentre si mantiene ancora il vantaggio per quanto riguarda la sopravvivenza mediana, laddove appunto anche in questo caso nel braccio di trattamento immunoterapico ci sono pazienti ancora in trattamento e l'overall survival non è stato raggiunto. Quello che invece ha sorpreso in questo studio riguarda i dati di efficacia nel gruppo nei pazienti a rischio prognostico favorevole. In realtà questi pazienti erano 249, quindi quasi poco meno di un terzo dei pazienti dell'intero studio. E però quello che è stato osservato è che di fatto in questo gruppo di pazienti il sunitinib era nettamente superiore in termini di tasso di risposta obiettiva e di progression free survival mediana rispetto all'immunoterapia. Siamo a 52% versus il 29% e 25 mesi di PFS rispetto a 15,3. Ruolo molto importante per la prima volta evidenziato nel tumore del rene è il ruolo appunto predittivo di PD-L1. Quello che è stato osservato è che in questo caso, in questo studio, il cutoff di PD-L1 utilizzato era dell'1%, quindi i pazienti che iperesprimevano il PD-L1 erano coloro che avevano un PD-L1 superiore all'1%, e di fatto si è visto che nei pazienti a rischio intermedio e scarso che iperesprimevano il PD-L1 di fatto vi era un netto vantaggio in termini di tasso di risposta obiettiva a favore di nivolumab e vilumab, e questo si verifica anche nell'intera popolazione. Se andiamo a vedere la PFS in base all'espressione del PD-L1 nei pazienti a rischio intermedio e scarso, anche in questo caso vediamo come nei pazienti PD-L1 positivo abbiamo un netto vantaggio della combinazione immunoterapica, cosa che invece non succede nei PD-L1 negativi. Tasto molto importante è l'aspetto molto importante dello studio è il profilo di tossicità della combinazione. In realtà possiamo notare come il tasso di eventi avversi è, possiamo dire, sovrapponibile, se non addirittura migliore, leggermente migliore nel braccio di combinazione con nivolumab e ipilimumab. O meglio, forse anche se andiamo a vedere gli eventi avversi di qualunque grado, notiamo come l'incidenza degli eventi avversi è maggiore nel braccio di trattamento con sunitinib. Tuttavia, la percentuale di pazienti che hanno dovuto interrompere il trattamento a causa degli eventi avversi è nettamente superiore nel braccio di trattamento con l'immunoterapia, con la combinazione, e inoltre il 60% dei pazienti che ricevevano l'immunoterapia hanno necessità l'utilizzo di corticosteroidi sistemici a causa di un evento avverso. Quindi meno eventi avversi, ma sicuramente quelli immunomediati possono essere in alcuni casi anche più gravi, come si diceva anche prima. Veniamo invece all'ASCO-GU di febbraio di San Francisco, sempre del 2018, dove sono stati presentati i risultati dello studio Emotion 151. Anche questo è uno studio randomizzato di fase 3, in cui i pazienti, anche in questo caso naive, quindi non pretrattati, erano randomizzati a ricevere la combinazione di atezolizumab più bevacizumab, che ricordiamo il bevacizumab ha rappresentato anche nel passato, ancora oggi inserito nelle linee guida, una terapia utilizzata nel carcinoma renale metastatico, versus anche in questo caso il sunitinib. Endpoint primario dello studio era la valutazione della progression free survival nei pazienti PD-L1 positivi, tuttavia, e questo poi vedremo ha portato alla positività dello studio, però una PFS valutata dall'investigatore, non da una revisione radiologica centralizzata. Popolazione ben uniforme tra i due gruppi di trattamento, con un'alta percentuale di pazienti a rischio favorevole e intermedio. Nei pazienti PD-L1 positivi la combinazione di atezolizumab più bevacizumab è risultata superiore rispetto al sunitinib, con una riduzione del rischio di morte di progressione di circa il 36%, il 26%, scusate. E se andiamo a vedere il progression free survival anche nell'intera popolazione, quindi non solo nella popolazione PD-L1 positivo, anche in questo caso notiamo le curve si separano e c'è un trend, un aumento della PFS nel braccio di trattamento con atezolizumab e bevacizumab rispetto al sunitinib.
tasso di risposta obiettive nei pazienti PD-L1 positivi è superiore nel braccio di trattamento con atezolizumab e bevacizumab rispetto al sunitinib. E se andiamo a vedere la durata mediana per ottenere appunto la risposta obiettiva, nel braccio di trattamento con atezolizumab e bevacizumab non è stata ancora raggiunta, mentre nel braccio di trattamento con sunitinib è di circa 12,9 mesi. Quindi sicuramente un elevato tasso di risposte complete nel braccio di trattamento con atezolizumab e bevacizumab rispetto all'inibitore tirosinchinasici standard, rispetto al sunitinib. E questo possiamo dire è un po' un dato che ha fatto avanzare numerose critiche a questo studio, a questa presentazione, perché di fatto quello che si è visto è che nel momento in cui la valutazione della PFS veniva effettuata non dal singolo investigatore ma da una revisione radiologica centralizzata, di fatto i numeri sono stati nettamente ridimensionati, per cui anche nei pazienti PD-L1 positivi la PFS mediana del Zobeva, che in precedenza era di circa 11 mesi, in questo caso è di 8,9 mesi, sempre comunque a favore di atezolizumab, ma con valori nettamente ridotti. E lo stesso vale anche nella popolazione PD-L1 negativa e anche nell'intera popolazione, l'intention to treat. Comunque in generale in tutti i sottogruppi di pazienti PD-L1 positivi, circa 362, il vantaggio è nettamente a favore di atezolizumab. E se andiamo a vedere invece l'intera popolazione, notiamo come all'aumentare dell'espressione del PD-L1 il vantaggio, la PFS a favore di atezolizumab e bevacizumab aumenta. Quindi in questo studio ancora di più rispetto al precedente si evidenzia il ruolo predittivo del PD-L1 nel carcinoma metastatico. E overall survival non è stata ancora raggiunta nell'intera popolazione, né nel braccio di trattamento con atezolizumab né in quello con sunitinib, mentre nei PD-L1 positivi la overall survival è di circa 23 mesi nel braccio di trattamento con sunitinib, mentre non è stata raggiunta nella combinazione immunoterapica. Trattamento assolutamente ben tollerato, come possiamo osservare, con un tasso di eventi avversi di grado 3-4 del 40% nel braccio di atezolizumab e del 54% nel braccio con sunitinib. Quindi probabilmente possiamo dire che se andiamo a mettere sulla bilancia i due studi, quindi le due combinazioni, nivolumab e ipilimumab e atezolizumab, probabilmente, sebbene ancora non siano utilizzati in pratica clinica, probabilmente atezolizumab risulta essere meglio tollerato rispetto a nivolumab e ipilimumab. Quindi queste diciamo sono le mie conclusioni, che un piccolo riassunto sul tumore del rene. Quindi abbiamo visto appunto il CheckMate 214 ha mostrato come nivo IP è superiore al sunitinib in termini di overall survival, al tasso di risposta e PFS nella popolazione a rischio intermedio, e che dato importante nel paziente a rischio favorevole in realtà il sunitinib è superiore al nivo IP. E invece l'InMotion ha mostrato appunto un vantaggio di atezolizumab in termini di PFS nel gruppo dei pazienti PD-L1 positivi. Quindi in un mondo ideale in cui possiamo dire in un mondo ideale, o meglio nel futuro, mi auguro tra un anno e mezzo, in cui tutte queste combinazioni sono approvate per l'utilizzo in prima linea, anche il capozanti potrebbe essere approvato sulla scorta dei risultati dello studio CaposUN, possiamo diciamo fare un piccolo algoritmo di trattamento in prima linea, quindi in base alle caratteristiche dei pazienti. Quindi pazienti a basso rischio, PD-L1 positivi, sicuramente il trattamento di scelta potrebbe essere l'atezolizumab e bevacizumab. Pazienti PD-L1 negativi, in prima linea, a basso rischio, i TKI, quindi sunitinib, pazopanib o carbozantinib, qualora dovesse essere approvato. Nei pazienti con malattia ossea, sempre sulla scorta dei risultati del carbozantinib, che ha mostrato una netta efficacia nei pazienti con le metastasi ossee, potremmo pensare di utilizzare il carbozantinib. Mentre paziente a rischio intermedio e scarso, PD-L1 positivi, in questo caso potremmo utilizzare entrambe le combinazioni, quindi atezolizumab o nivolumab o il cabozantinib, PD-L1 negativi, alla luce appunto di quello che abbiamo visto, nivolumab e ipilimumab oppure cabozantinib. Questo ribadisco in un mondo ideale o comunque nei prossimi anni.
Anche nel tumore del rene sono in corso studi di adiuvante con l'immunoterapia, per esempio abbiamo lo studio da pezzolizumab versus placebo, oppure di pembrolizumab verso placebo, anche nel setting adiuvante sono in corso studi con la combinazione di nivolumab e ipilimumab. Sono tutti studi assolutamente ongoing di cui non abbiamo ancora alcun risultato. Rapidamente veniamo a quelle che sono invece le evidenze dell'immunoterapia del carcinoma urotelliale. Ricordiamo che i pazienti con carcinoma metastatico, urotelliale metastatico, si suddividono in due grandi gruppi, quelli cosiddetti fit per il cisplatino e quelli unfit per il cisplatino, che in realtà rappresentano anche una buona percentuale dei pazienti con carcinoma urotelliale metastatico, circa il 50%. E questi, ricordiamo, sono i criteri di Galski per definire un paziente come unfit per il cisplatino, quindi la valutazione della funzionalità renale, del performance status, comorbidità cardiologiche, neuropatie periferiche o anche deficit dell'udito. Questo che vediamo è uno studio di fase 2, che è il Vigor 210, in cui pazienti, che in realtà comprende due coorti di pazienti: un primo gruppo, la coorte 1, di pazienti non fit per il cisplatino, quindi in prima linea, e la coorte 2 invece pazienti precedentemente trattati con il cisplatino. Pazienti che venivano trattati con la tenzolizumab. È uno studio di fase 2 non randomizzato. Per quanto riguarda la prima coorte, quindi i pazienti unfit per il cisplatino, la tenzolizumab ha mostrato un vantaggio, un tasso di risposta obiettiva pari al 23% ed una sopravvivenza mediana di 15,9 mesi, che ovviamente è un traguardo molto importante in un tumore che ha una prognosi assolutamente sfavorevole. Altro studio è il KEYNOTE-052, anche questo è uno studio di fase 2 con il pembrolizumab, stesso gruppo di pazienti, quindi carcinoma urotelliale metastatico, unfit per il cisplatino, quindi in prima linea. Anche in questo caso vediamo come il pembrolizumab determinava un tasso di risposta obiettive del 29% e soprattutto una durata prolungata, un prolungamento del tempo di durata del trattamento con numerosi pazienti ancora in corso. Quindi sicuramente possiamo dire che atezolizumab e pembrolizumab potrebbero rappresentare un'opzione terapeutica nei pazienti che non possono ricevere il cisplatino, quindi in prima linea un fit per il cisplatino, tuttavia questi sono studi appunto di fase 2, quindi non c'è una randomizzazione con lo standard, cioè così con la chemioterapia. Pertanto al momento non sono stati assolutamente approvati in Italia dall'AIFA. Per quanto riguarda invece la seconda linea, sono numerosi gli studi in corso, alcuni pubblicati, altri non ancora pubblicati, con tutti gli immunoterapici che abbiamo già visto, quindi atezolizumab, pembrolizumab, nivolumab, durvalumab o avelumab. Rapidamente vi faccio vedere le curve di questi studi. Possiamo notare come tutti questi farmaci immunoterapici hanno mostrato un vantaggio rispetto, alcuni diciamo rispetto allo standard della chemioterapia, altri in realtà sono stati stratificati in base all'espressione del PD-L1. Per esempio l'atezolizumab in seconda linea ha mostrato una overall survival mediana di circa 11,4 mesi nei pazienti PD-L1 positivi, che in questo caso sono stati stratificati in tre gruppi, C1, IC0, IC1 oppure IC2-3. Il KEYNOTE-045 invece è l'unico studio di fase 3 randomizzato, quindi pembrolizumab versus la chemioterapia in pazienti pretrattati con cisplatino, e in questo caso possiamo osservare un vantaggio del pembrolizumab rispetto alla chemioterapia in termini di overall survival mediana, 8 mesi versus 5,2. Checkmate 275, anche in questo caso, nei pazienti PD-L1 positivi, il nivolumab ha mostrato una sopravvivenza mediana di 11,3 mesi, parliamo di una seconda linea, da dove gli chemioterapici standard nel tumore della vescica, come la dinflurina e il taxani, raggiungono sia noi 4 mesi di sopravvivenza mediana, quindi ovviamente sono dei risultati assolutamente eccellenti, possiamo dire promettenti. Lo stesso vale per il durvalumab, che ha mostrato un vantaggio nei pazienti appunto che iperesprimono il PD-L1.
C'è da dire che anche quindi nel carcinoma della vescica urologiale, IPDL1 potrebbe avere un ruolo assolutamente predittivo di risposta a questi immunoterapici, però in tutti questi studi notiamo come cioè ogni studio utilizza cutoff differenti, sono stati utilizzati kit differenti per la valutazione del PDL1, pertanto non è assolutamente uniforme la valutazione di questo marcatore, pertanto al momento, anche in questo caso, non entra in clinica. Quindi, anche in questo caso, possiamo dire che l'algoritmo, in un mondo ideale, l'algoritmo nel trattamento del carcinoma urotelare metastatico è in evoluzione, per cui nei pazienti non fit per il cisplatino, in prima linea potremmo utilizzare, lo sai, in futuro il pembrolizumab o la atezolizumab, in seconda linea il carboplatino, la gencitabina, terza linea i farmaci che oggi vengono utilizzati in seconda linea, cioè l'influenza paxano. In un paziente invece fit per il cisplatino resta sempre lo standard in prima linea, quindi cisplatino, gencitabina o l'IVAC, seconda linea tutti gli immunoterapici che abbiamo visto, terza linea resta sempre l'influenza paxano. Questo l'ho già detto, appunto, sicuramente la tossicità è un aspetto da considerare sempre con questi farmaci, con questi immunoterapici, e ovviamente l'utilizzo del biomarcatore del PDL1 resta un argomento sicuramente oggetto di dibattito. Vi ringrazio.